Il tuo dirimpettaio non era molto contento del risultato, chiaramente, però non è stata una bellissima partita da parte vostra, avete piuttosto faticato, ma poi penso che le cose che più ti preoccupino siano questi infortuni. Sicuramente sì. Mi aspettavo una partita giocata a tre giorni da un'altra partita sicuramente dispendiosa, anche quella di domenica, nonostante il risultato. Mi aspettavo un po' di fatica. Credo che il primo tempo la squadra ha giocato con testa e ha avuto delle buone opportunità. Sapevo che loro erano una buona squadra. Posso dire, sono vittorie queste qua che danno forse più soddisfazione, perché sono portate a casa con il sacrificio e con la disponibilità, con un po' di fortuna che non deve mai mancare. Probabilmente 20 giorni fa alcune situazioni ci giravano contrarie, adesso la squadra, pur giocando meno bene di qualche partita fa, ha portato a casa un risultato, ma io voglio credere che sia meritato per la benegazione e la tenacia con cui anche alcuni ragazzi giovani che sono entrati e che stanno cercando esperienza, credo che abbiano dato il loro contributo, e per cui sono contento di come l'abbiamo portata a casa. E dovranno darlo, perché adesso con questi infortuni penso che un paio di settimane o qualcosa. Sì. Credo qualcosina in più da come sembra, ma insomma intanto ci gustiamo il risultato di oggi e dopo ci leccheremo le ferite venerdì e niente, chi forse ha trovato meno spazio avrà l'opportunità. Siamo un gruppo forte che ha superato compatto un momento di difficoltà, veramente di difficoltà. E adesso dobbiamo continuare su questa strada qua, accettando anche partite un po' più sporche come quella di oggi, ma dove appunto il risultato fa la differenza e noi ci gustiamo questo. Stavo per chiedertelo appunto, un momento che dovrebbe essere finito, insomma, no? No, gli esami non sono mai finiti, perché appena termini questa partita qua, fra due ore già pensi alla prossima, su chi potrai contare, sul tipo di avversario, perché vedi che è un campionato che, tolto il Treviso, che sembra riuscire a gestire le partite, tutte le altre sono partite che possono far pendere il risultato da una parte all'altra in base ad episodi, a disattenzioni, a... Però con questi risultati avete però dimostrato questo da morale. Sì, esatto. Sicuramente aiuterà anche chi si è infortunato a guarire prima, perché l'ottimismo sicuramente aiuta più dell'essere negativi, e credo che insomma tre risultati di fila ci devono dare una spinta. Bocca al lupo, mister. Crepi, grazie.